Thank you.
Grazie, grazie. Prima ho contattato per fare queste presentazioni, mi ha raccomandato di seguire il piano basso e di non fare improvvisazioni, per un po' forse ce la faccio. Il prossimo brano è eseguito dalla banda musicale di Jonas e di un altro compositore molto frequentato dagli ambienti musicali valdostani. Il belga Rian van der Ross si avvicina alla musica studiando il trombone, ma è molto in ambito musicale, anche in qualità di compositore e direttore d'orchestra. Il Kondakun è stata composta nel 1996 e dedicata a Tom Kitsch, città natale dell'autore. Il brano rappresenta la storia della città, ma soprattutto il carattere dei suoi abitanti, tradotto in musica. Kondakun, situata nelle Fiandre, conta oggi circa 20.000 abitanti. La regione fiamminga è sempre stata crocevia di lingue e culture a causa delle diverse dominazioni subite dai romani prima, poi dai francesi, infine dagli spagnoli. L'inizio del pezzo ricorda proprio la dominazione romana, con un attacco che ripropone l'avanzata dell'esercito, prologo al successivo sviluppo del brano, pieno di vitalità. È sempre molto difficile sia per la banda, in parte per il presentatore, ma soprattutto per le bande, diciamo, rompere il ghiaccio dall'inizio. Comunque in questo secondo brano, la banda musicale di Donas, il Kondakun, dirige sempre il maestro Manuel Cavotò.
tema della serata di questo 18 di marzo è musica e storia. E infatti di Kurt Wittrock, compositore, musicista e direttore dell'orchestra olandese, ci viene proposto Lord Tullamore. Il compositore si avvicina alla musica studiando violino e clarinetto, impegnandosi poi nell'insegnamento a partire dal 1984 nella conduzione di complessi di orchestre. Nel 1985 Wittrock inizia anche a comporre musiche per orchestre di fiati, e bande musicali, e questo è il caso della banda musicale di Donas. Il brano che seguirà la banda è dedicato alla città irlandese di Tullamore. In esso, Carl Wittrock trasmette la sua idea di musica folk irlandese e dunque sono presenti diversi ritmi che si incastrano e si inseguono, con passaggi tecnici e brillanti, come potrete apprezzare, ma anche con importanti momenti lirici. Il brano che seguirà è dedicato alla città irlandese di Tullamore, l'ho già detto questa, con un parallelo tra il brano e la storia della città, il susseguirsi dei temi può ricordare il risorgere di Tullamore dalle ceneri, dopo l'incendio del 1785, un incendio molto particolare, causato dallo schianto di una mongolfiera che bruciò oltre 100 case e quindi la città divenne la prima vittima di un incidente aereo a tutti gli effetti. Ad oggi è quasi d'obbligo, lo stemma della città rappresenta una fenice che risorge dalle proprie ceneri. Con questo brano la banda musicale di Donas vi saluta, non prima di aver ringraziato la Federazione des Harmonies Valdôtaines per aver favorito il confronto con il maestro Andrea Loss, direttore artistico del festival. Da quest'anno infatti alcune bande state a sorte hanno avuto il piacere di ospitare nella propria sede, in un'occasione delle prove, il maestro Loss. Momenti che hanno favorito la crescita del gruppo e il confronto con un direttore di livello internazionale. E quindi il terzo brano dell'orchestra della banda musicale di Donas, diretta dal maestro Manuel Promoton, in Lord Tullamore. Thank you.
Thank you very much.